Leo, il camion curioso e il parcheggio per le macchinine. Siamo sulla strada del parco giochi. Leo ha il cassone pieno di oggetti colorati. Ciao, Leo! Quante macchinine ci sono oggi? Ehi! Attenzione! Sono appena di giocare. Tutto bene, Leo? Dei lavori in corso. E il nostro amico camion curioso ne deve sapere qualcosa. Che sta scaricando? Riusciamo a capire di che si tratta? Forse sono dei pezzi per costruire una rampa. Attenta, macchinina blu! Potresti farti male. Oh, Leo indossa l'elmetto per la sua sicurezza. Quindi costruiamo qualcosa. Una sbarra, un semaforo a due luci, delle colonne che sosterranno un tetto? Forse. E tutti questi pezzi? Ah, sì! È una copertura. Molto robusta. E questa? È una rampa per poter accedere alla copertura. Ed ecco un vano di un ascensore! Abbiamo costruito un parcheggio! Macchinine, lo volete provare? Si è formata una gran fila di macchinine! Ma la sbarra non si apre! Perché manca qualcosa. Ma tu hai una soluzione, vero Leo? In questi contenitori ci sono dei colori. Dobbiamo prenderne uno. Ma come puoi fare? Wow! Adesso sei pronto per dipingere. Quale colore sceglierai, Leo? Hai scelto? Vediamo! Il bianco! Bene, andiamo! Cosa farai con quel cannone spruzza vernice? Wow, le strisce! Nei parcheggi le strisce dividono gli spazi entro i quali le macchinine devono sostare. Abbiamo finito! Potete entrare! Semaforo rosso, sbarra alzata, semaforo verde! 1, 2, 3, wow! Siete tantissime! Il piano terra è completo. Le altre macchinine devono andare al piano superiore. Con l'ascensore è facilissimo. Ma anche dalla rampa è divertente salire! E che panorama da quassù! Wow! Frecce all'entrata! Ma sì, indicano la strada da seguire, ma con attenzione! Tutto pronto? Ehi, guardate! Il camion bisarca! Ah! Altre due macchinine! Ora i posti sono tutti occupati! Un parcheggio davvero utile, grazie Leo! I veicoli da lavoro e il nuovo garage. Siamo al parco giochi.
e quella di fronte a noi è la pista circolare verticale, la pista più impegnativa che ci sia. La betoniera, il bulldozer, il muletto tornano in garage. Sono veicoli da lavoro e a fine giornata sono molto stanchi. Anche il pick-up torna al garage. Ma i posti sono tutti occupati. I veicoli da lavoro entrano nei rispettivi garage. E il pick-up resta fuori. È triste. Ma non finisce qui. Anche lui è un veicolo da lavoro ed è stanco. Vuole un posto dove riposare. Ehi, dei garage! Abbiamo bisogno di voi! Camion, bulldozer, muletto! Dobbiamo costruire un garage più grande. Al lavoro! In effetti il terreno è già pronto per costruire. Il rullo compressore pressa l'ultimo strato di asfalto. La betoniera riempie lo scasso delle fondamenta con il cemento. Il camion gru piazza i piloni che sorreggono la rampa, attraverso la quale le auto arriveranno al secondo piano del garage. E ora montiamo i pezzi della rampa. Oh, perfetto! Un grande camion ha nel suo cassone pareti e porte. Il camion gru piazza le pareti. Ciao elicottero! Anche lui lavora nel cantiere e ha portato la parete anteriore del garage, dove verranno inserite le porte. Il primo piano è quasi pronto, ma serve il solaio e il piano superiore. Eccolo! Il camion gru ha fatto un bel lavoro e lo finisce posizionando il tetto con precisione. È fantastico! Due piani bellissimi di colori! Ora il garage c'è per tutti. Al piano di sotto vanno i pesanti veicoli da costruzione. E chi andrà al secondo piano? Il pick-up e la macchina della polizia. Restano tre posti liberi. Sì, perché stanno per arrivare tre nuovi veicoli. Li vedremo nella prossima divertente puntata. Le macchinine colorate costruiscono le loro casette. Per le macchinine colorate oggi è una giornata di grandi lavori. Qui al parco giochi le sta aspettando un grande camion. C'è bisogno di aiuto nel cantiere del parco giochi. Ma la sicurezza prima di tutto. E per non farci del male, mettiamo i caschi. Arancione per la verde, fucsia per la blu, viola per la rossa e verde per la gialla. Siamo pronti! Il camion gru colloca il tetto di una casetta. Il camion betoniera mette il cemento, i mattoni, per tirare su i muri di un'altra casetta. Ma c'è bisogno del nostro aiuto. Siete pronte, macchinine? Le casette sono tante e devono essere ben fatte. Il vostro lavoro è prezioso. Macchinina rossa e macchinina blu.
Questa casetta è finita, ma deve essere dipinta. La macchinina verde e quella gialla sanno come fare. Oh, bravissime! Che bei colori! I camion stanno portando della terra e noi dobbiamo creare i contorni di un'aiola. Poi la terra va spianata in modo uniforme. Vediamo. Bravissime! Fatto! Ma qui abbiamo voglia di giocare! Sei dispettosa, macchinina verde! La macchinina rossa pianta il primo albero nella nuova aiola. Dopo qualche dispetto, qui si continua a dipingere. Prima casetta, viola con tetto verde e porta gialla. Seconda casetta, verde con tetto celeste e porta blu. Terza casetta, arancione, tetto fucsia e porta rosa. Quarta casetta, celeste con tetto verde e porta verde chiaro. E abbiamo costruito un bel villaggio! Oh, oh, ci sono i sacchi della spazzatura con i calcinacci dentro. Loro penseranno a buttarli. E ora inauguriamo l'apertura del villaggio tagliando il nastro. Evviva! Alla prossima puntata! Ciao!